primo spettacolo che avremo è Semo o non Semo. Esatto. È uno spettacolo che è già stato qua al Teatro Olimpico molti anni fa e che abbiamo il piacere di farvi rivedere, risentire, perché è uno spettacolo bellissimo, è un'inaugurazione veramente piacevole. Ecco, sono Massimo Vermüller, Donatella Pandemiglio, Carlotta Proietti, Sara Poi. Tutti qua. Buongiorno a tutti. Voi eleggete Massimo Vermüller come vostro portavoce? Assolutamente sì. Non sapete in che guaio vi siete messi. Allora, raccontalo, perché poi i signori devono essere convinti a venirlo a vedere. Ma invece, siccome lo facciamo nel 2003, la cosa più giusta, perché poi non c'è tempo, tu eri proprio come a 7:30, passo e andassene, perché che cosa puoi dire? Dal 2003 lo raccontiamo ed è una passeggiata nella canzone romana. Però la bellezza di questo spettacolo, grazie a Nicola, è che invece di essere rivisitata, come dice Nicola, è visitata la canzone romana, cioè gli ridà all'intonaco, gli ridà colore, per cui diventa viva questa canzone. È talmente vero che diventa moderno lo spettacolo, che piace molto ai giovani. Io ho visto la prima volta, per esempio, a Villa Borghese, gli accendini accesi. Come bello fa l'amore, ma erano tutti giovani. Per cui è una cosa che sa di concerto rock, fai conto. Poi a un certo punto è anche vero che Nicola, insieme a Pietro Piovani, che ha scritto i testi, ne ha fatto una specie di varietà, per cui c'è il momento dello sketch, c'è il momento del racconto. Certo, c'è un po' di tutto, stornelli. Ecco, questo è un po' semonze, che stornelli, canzoni. E quindi direi che appunto lasciando il posto. Complimenti per la stagione, eh? Qui vedo dei geni assoluti nella fila, e compresi, oserei dire. Bravissimo, mi onoro di essere con lei. Quindi uno spettacolo veramente bello, che vuole rivalutare la canzone romana, che ha una bellissima tradizione, ha un bellissimo repertorio. Certo, la canzone napoletana è sempre stata, quando si parla di canzone popolare, si pensa sempre, però quella romana non ha nulla da invidiare. No, infatti Nicola comincia lo spettacolo dicendo che è una costola della canzone napoletana, insomma succedanea della canzone napoletana, che rimane eterna e intoccabile. Però come sempre dice lui, non ci possiamo fare 365 giorni di musica napoletana come farebbe la musica malata, ma uno spettacolo ce l'abbiamo fatto. E allora Massimo, volevo rassicurarvi che lui nello spettacolo parla soltanto. No, è vero, canta. Allora mi fa canta pure, canta che pure. È mandato il Barcarolo romano all'inizio del secondo atto. Che io mi giro dietro al sipario, che cioè, me la faccio sotto, che ancora me la canto, lasciatemi perdere, me la ricanto. No, in realtà riesce a cantare anche lui, però certo ci sono voci sopraffine, fra cui quella di Carlotta, che già avevo visto debuttare in questo spettacolo come cantante. Allora sarà senz'altro piacevole, ricordiamo che dal 29 settembre al 4 ottobre ed è in abbonamento. Grazie Massimo.